un'occasione importante per un'interlocuzione con la prima regione italiana, che per noi rappresenta una grande opportunità sia dal punto di vista turistico, ma non solo, anche dal punto di vista imprenditoriale, perché Milano e la Lombardia sicuramente è la regione più europea che noi abbiamo in Italia, e per noi può rappresentare un'interlocuzione per la crescita delle nostre imprese, per lo sviluppo del nostro territorio, per l'attrazione di partner e di tante persone che possono conoscere le Marche, e poi non ultimo anche come hub, punto di riferimento per collegarci con i paesi stranieri, vista anche la nostra carenza infrastrutturale. Tutta una serie di idee che, se messe in rete, possono rappresentare sicuramente un'opportunità di sviluppo forte e immediata. La Lombardia abbraccia le Marche, sono scesa per incontrare il presidente Acquaroli, con il quale vorremmo, siamo in procinto di fare un accordo di collaborazione, perché riteniamo che siano tante le sinergie che legano Regione Lombardia con Regione Marche. Il presidente Acquaroli è molto attento al territorio, delle Marche che nascono dalle montagne e vanno sul mare, una Lombardia che parte dalle montagne, una zona lacustre immensa, ma soprattutto che ci lega è saper fare artigiano. Infatti a seguire farò visita in alcune aziende manufatturiere e domani andrò a Tolentino. Andrò a Tolentino perché io 5 anni fa, in tempi non sospetti, non ero senatore né assessore, venni a Tolentino a trasmettere con un pullman di 50 bergamaschi l'affetto a quella città devastata dal terremoto.